Ciao, sono la dottoressa Justin Farina e oggi ti voglio parlare dell'ananas e delle sue proprietà nel contrastare la ritenzione idrica e la stanchezza alle gambe. Infatti con l'arrivo dei primi caldi è facile ritrovarsi con delle gambe gonfie e pesanti, quindi oggi ti voglio dare qualche consiglio per cercare di contrastare questo problema. Il sintomo delle gambe pesanti è un classico che si accompagna ai primi caldi, infatti le alte temperature mettono a dura prova il sistema linfatico che verrà sottoposto ad uno sforzo maggiore per cercare di drenare i liquidi in eccesso. Ovviamente il gonfiore non si presenta solo a livello delle cosce e dei glutei, ma si può presentare anche proprio a livello dei polpacci, delle caviglie o addirittura delle braccia. E quindi l'ananas è uno dei migliori alleati che ti può aiutare nel cercare di drenare i liquidi in eccesso e quindi farti avere delle gambe leggere, sode e delle gambe toniche. Molto spesso però questa pesantezza alle gambe viene affiancata anche da sintomi un pochino più importanti come potrebbero essere il formicolio, la presenza di varici esposte, quindi in questi casi il mio consiglio comunque è quello di rivolgerti al tuo medico curante che saprà sicuramente aiutarti. L'ananas deve il suo potere drenante ma anche antinfiammatorio ad una sostanza che è presente all'interno del frutto ma soprattutto del gambo, che è la bromelina. Questo particolare enzima che cosa fa? Va a contrastare con efficacia le alterazioni che ci sono a livello del sistema circolatorio e le infiammazioni che vengono proprio esasperate con le alte temperature e quindi con il clima estivo. Inoltre l'ananas è un frutto ricchissimo in vitamina C, sali minerali come fosforo, calcio e potassio con elevato potere diuretico ma con un'azione anche detossificante e depurativa, e inoltre la bromelina ha anche la caratteristica di favorire la digestione delle proteine. Come puoi fare per cercare di sfruttare al meglio queste proprietà dell'ananas? Puoi tranquillamente mangiare il frutto fresco oppure puoi prendere degli integratori a base di ananas altamente concentrati, magari sotto forma di gocce naturali da bere ad elevata concentrazione, così da sfruttare al meglio le proprietà dell'ananas. Questo puoi prenderlo da solo, magari anche in associazione ad altre piante come potrebbe essere ad esempio il rusco, per avere un effetto migliore sulla circolazione, in quanto questa è proprio una pianta che viene utilizzata per proteggere vene e microcircolo. Infatti è uno dei rimedi naturali più efficaci contro i disturbi della circolazione venosa e del microcircolo, in quanto va a ridurre proprio la vasodilatazione, quindi queste vene esposte a livello delle gambe, e va a contrastare anche il ristagno di liquidi. Prova a seguire questi consigli e sono sicura che ti troverai bene in vista dell'estate. Per qualsiasi domanda scrivimi pure. Ciao e a presto!